conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite sul reality di Canale 5. Anche se mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 si sta preparando per tornare più grintoso e vincente che mai. Alfonso Signorini, insieme al suo staff, è già all'opera da diverso tempo per selezionare i concorrenti che varcheranno la soglia della famosa Porta Rossa di Cinecittà. Anche per quest'anno, la formula mista, NIP e VIP, è stata confermata. Quindi, accanto ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo troveremo le persone comuni con storie ed emozioni, tutte da vivere e da scoprire. Di recente, il conduttore del GF ha svelato qualche curiosità e retroscena riguardante la preparazione di questi mesi prima del grande debutto in prima serata su Canale 5. Ecco che cosa ha svelato in risposta a due lettrici sul settimanale Chi. Grande Fratello, Alfonso Signorini rivela che, sull'ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ci ha tenuto a rispondere a due lettrici rivelando qualche curiosità in più e lasciandosi andare a qualche rivelazione inedita. Ecco le sue parole. Care Anna e Bea, da qualche mese la macchina del Grande Fratello si è rimessa in moto. In queste settimane la redazione è impegnata a visionare le migliaia di candidature che sono arrivate da tutte le parti d'Italia. Dopo una prima selezione, arrivano agli autori i profili ritenuti più interessanti e, dopo una ulteriore scrematura, anch'io prendo visione dei video che gli autori mi selezionano. Le persone ritenute più idonee vengono quindi convocate a Roma o a Milano per un primo provino alla nostra presenza, cui ne seguiranno altri. Il conduttore del reality di Canale 5 ha poi proseguito aggiungendo ulteriori dettagli e rivelando che la selezione del cast è alquanto complessa. Non tanto quella legata ai personaggi VIP perché più conosciuti, ma quella delle persone comuni. Come potete vedere, la preparazione del cast è molto complessa e richiede i suoi tempi. Decisamente più veloce quella del cast dei cosiddetti VIP, che sono in genere più conosciuti. E che anche quest'anno, come nella scorsa edizione, si uniranno alle persone comuni. Un caro saluto.